Ciao ragazzi, benvenuti in questo mio nuovissimo video. Oggi siamo tornati qui su GTA 5 in modo di reale. Ragazzi, scusate un po' per la mia voce, come potete sentire sono un po' raffreddato, ma siamo sempre qui a registrare GTA, non molliamo mai. Allora, come potete vedere, oggi ragazzi ci siamo fatti un bel bagnetto in piscina, che era da un bel po' di tempo, non ce lo facevamo. Come potete vedere oggi l'acqua è veramente cristallina, anche perché l'ho cambiato, abbiamo cambiato l'acqua, abbiamo ovviamente aggiunto il cloro, tutte le cose tutte le robe per le piscine e quant'altro. Allora, ci siamo svegliati di buon mattino, anche perché ragazzi oggi, come dal titolo, finalmente hanno finito i muratori di sistemare il nostro ufficio e quindi oggi apriremo finalmente le porte del nuovo ufficio. Allora, io direi di andarmi un attimo a vestire, poiché appunto, come potete vedere, si è fatto il piccolo bagnetto con il costume. A questo punto prendiamo, allora saliamo un attimo su, prendiamo la macchina, cioè andiamo sì, stavo sbagliando, stavo dicendo in officina. Andiamo in camera, ci facciamo una doccia, ci cambiamo e poi ovviamente vi faccio vedere un po' come tutta l'officina e l'ufficio in generale. Dai, vado a farmi una doccia e ci vediamo tra poco. Ok ragazzi, doccia fatta, ci siamo appena finiti di vestire, abbiamo indossato questa bella maglia della North Face con le scarpe della Supreme. Ovviamente non riesco a farvi vedere bene. Va bene, comunque, direi di andare direttamente in garage per prendere la macchina e vi faccio vedere finalmente il nostro nuovo ufficio. Ora, sicuramente, ragazzi, dato che abbiamo in garage, o meglio, dato che abbiamo in officina la Renault 5, possiamo ovviamente farla, possiamo fare la rimappatura e la. Comunque l'aggiunta di un paio di cavalli per quanto riguarda la macchina. Come potete vedere, la moto è finalmente tornata e in questi giorni, ragazzi, la useremo, la prenderemo e ci andremo a fare comunque una scampagnata. Mamma mia, che sound! Madonna. Quindi la prenderemo per andarci a fare un bel giro in montagna, sulle coste e quant'altro. Allora, ok, vi faccio quindi vedere, dato che ora finalmente diciamo che oggi è proprio l'apertura ufficiale, sicuramente comunque in questi giorni, molto prima, cioè molto presto, cioè prima possibile in pratica, dobbiamo ovviamente mettere a posto la Renault 5 per poterla rivenderla. Per poterla rivendere al nostro compratore. Come detto, ragazzi, veramente ce la pagherà molto molto bene. Quindi a sto punto ne vale la pena, dato che noi siamo qui a pagare diverse cose. Ovviamente anche abbiamo tolta di mezzo quella Renault 5, ci siamo presi questa M3. Però ovviamente oltre a quello possiamo anche finalmente, diciamo, aggiungere un altro paio di cavalli per quanto riguarda la Supra, inizia, diciamo, a lavorarci. Anzi, in questi giorni sicuramente manderò a prendere la turbina un po' la turbina più grande per poterla appunto montare su e vedere se regge, altrimenti poi dobbiamo fare comunque diverse modifiche per quanto riguarda tutto, gli iniettori e quant'altro, perché aumentando la turbina ovviamente bisogna fare diversi lavori per quanto riguarda il motore. Allora, come potete vedere, sulla sinistra è tutto bello finito. Ora vi faccio vedere molto molto meglio. Mi giro un secondo, mi parcheggio, vi faccio vedere subito. Allora, facciamo retromarcia piano piano, senza prendere il muretto, altrimenti qua ci sfondiamo mezzo mondo. Ok, allora ragazzi, l'ufficio è questo qua. Si presenta così, ancora non gli ho scritto niente. Voglio vedere i vostri pareri. Cosa secondo voi possiamo scriverci? Che ufficio? Al limite lo lasciamo così. Ora,
Ora vediamo un po' come farlo. Allora, l'entrata si presenta così: noi ovviamente entriamo all'interno e ci troviamo subito il bancone con ricevimenti, diciamo come si chiama? La segretaria, ecco, dove ovviamente prenderà appuntamenti e quant'altro. Abbiamo qua ovviamente un orologio, dei diversi quadri, comunque l'abbiamo abbellita nel miglior modo. Qui poi, bene, abbiamo messo altri diversi quadri, cassetti dove possiamo archiviare diverse cose. Questa è una libreria dove appunto devo ancora finire di allestire con i cerchi, comunque gomme, una sala relax per i clienti che stanno aspettando, varie piante e quant'altro. Sopra ovviamente abbiamo il mio ufficio personale, ovviamente c'è anche di Alex, giustamente. Qui dove possiamo appunto ricevere persone per parlare un po' delle varie modifiche e quant'altro. Abbiamo comunque stampante computer, un altro archivio e comunque anche il caffè, la macchinetta del caffè per poter fare il caffè. Una cassaforte, non si sa mai che dobbiamo mettere ovviamente qualcosa di prezioso. Ovviamente qua c'è il MacBook. Dove prendo ovviamente tutte le prenotazioni, dove prendo tutti i pezzi per le macchine e quant'altro. E vabbè, il classico telefono dove ovviamente possono chiamare per prendere appuntamenti. Detto ciò, ovviamente qui alla nostra destra, come potete vedere, abbiamo il nostro garage delle modifiche. Abbiamo il nostro banco da lavoro con tutti, diciamo, i cassetti e tutte le attrezzature che ci servono per le auto. Come potete vedere, abbiamo due ponti. Vabbè, lasciamo stare questo qua, che okay, è un po' buggato. Qua ovviamente abbiamo il generatore di corrente dove possiamo ovviamente gestire tutta l'elettricità. Questo è ovviamente le cose per gli attrezzi per gli ammortizzatori, per diciamo riabbassarli, per restringere le molle e quant'altro. E qua che cosa c'è più? Nient'altro. Ovviamente questo per la convergenza delle gomme, per rimettere le gomme bene, quindi comunque abbiamo un po' di tutto, ragazzi, abbiamo un po' di tutto. Guardandolo ovviamente dall'esterno si noterà questo, ovviamente due grandi garage che, come potete vedere, se vi ricordate, prima erano totalmente aperti con nulla dentro. L'abbiamo appunto rimesso, me cioè messo i garage in modo tale che appunto possiamo tranquillamente chiuderli quando abbiamo finito di lavorare, o meglio, quando abbiamo finito la nostra giornata, chiudiamo i garage e possiamo andare a casa. Ora ve lo faccio vedere comunque entrando dall'esterno con la macchina. Ok, poi ragazzi, qua sotto nei commenti fatemi sapere cosa ne pensate di questo nuovo ufficio. Finalmente abbiamo aperto con Alex. Ora sicuramente, come detto, la prima macchina che ci porteremo sarà la Renault 5. Allora, questo comunque in pratica si arriva qui e si aprono i garage, poi tranquillamente possiamo senza alcun problema metterci le auto sul ponte, poi successivamente saranno appunto modificate nei giorni e quant'altro, le varie modifiche che appunto richiedono i vari clienti. Niente, questa era, diciamo, la mia idea, questa era la nostra idea, quella l'idea mia e di Alex, per avere un qualcosa in più oltre all'officina di Bennis, la vecchia ovviamente officina di Bennis, dove abbiamo anche lì modificato tutto. E diciamo che lì ovviamente, come detto, trattiamo soltanto macchine JDM, quindi macchine giapponesi, modifiche giapponesi e quant'altro. E qui, diciamo, modifichiamo un po' di tutto, ovvero oltre al fatto delle modifiche interne al motore, possiamo ovviamente modificare qualsiasi tipo di auto in generale, passando dalle macchine giapponesi alle macchine tedesche, italiane, eccetera, eccetera, eccetera. Niente ragazzi, oggi finalmente abbiamo aperto questo nuovo ufficio, questa nuova officina. Fatemi sapere voi qua sotto nei commenti cosa ne pensate.
di questa nostra nuova idea, di questa nostra nuova apertura. Noi ci vediamo nei prossimi giorni con sicuramente la rimappatura e anche per quanto riguarda l'aggiunzione di vari cavalli alla Renault 5 Turbo. E niente, detto ciò, io spero che questo video vi sia piaciuto. In tal caso vi invito a lasciare un pollicione in su qua sotto, commentate, condividete, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. In descrizione trovate tutti i link dei miei social. E detto ciò, ragazzi, noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti!